Guido Raffaele Fitto, che è co-presidente del gruppo dei conservatori e riformisti europei al Parlamento europeo. Sì, grazie Luca e grazie a Raffaele Stancanelli in modo particolare perché ha voluto, come diceva Carlo, dare seguito ad una serie di impegni che abbiamo messo in campo come rappresentanti di Fratelli d'Italia in Parlamento europeo, individuando la difesa di ciò che amiamo, dei nostri prodotti, delle nostre peculiarità, di quello che è il nostro paese come eccellenza in grado di produrre e che va difeso soprattutto in Europa. Lo diceva Carlo, la conclusione che di questo incontro affidata a Giorgia Meloni dà la dimensione anche dell'attenzione che vogliamo rivolgere a questo mondo, a questo settore, lo vogliamo fare con la nostra presenza, lo vogliamo fare anche non solamente come Fratelli d'Italia, ma anche, lo dico nel mio ruolo di co-presidente del gruppo dei conservatori, allargando il raggio d'azione di impegno e anche cercando di impegnare per quanto è possibile su queste tematiche un gruppo, quello dei conservatori, che ha una sinergia totale rispetto alle grandi questioni politiche di cui ci stiamo occupando. È un mondo che va tutelato e va difeso, innanzitutto da posizioni ideologiche, lo voglio dire in modo molto netto e molto chiaro. Questa è una legislatura che è partita all'insegna degli slogan, che rischiano di essere degli slogan lanciati lì dal punto di vista della strumentalizzazione politica, ma che rischiano anche di produrre tanti danni in chi opera quotidianamente nella difficoltà di ogni giorno. E quindi è molto importante fermare questa furia ideologica che c'è in materia ambientale, che non vuol dire non tutelare e non rispettare l'ambiente, anzi il contrario, ma vuol dire renderlo compatibile nell'ambito dei processi decisionali legislativi qui a livello europeo con sostanzialmente i criteri fondamentali che devono essere messi in campo per consentire a un settore che vive una condizione di difficoltà sicuramente collegata al Covid, ma anche a scelte più complessive che a livello europeo hanno messo in grande difficoltà il settore della pesca, riuscire a rimettersi in piedi. E se la tutela e la difesa è un punto fondamentale, bisogna farla anche avendo la capacità di valorizzare questo settore. E qui penso che si apre una riflessione particolare, lo dico anche nella, diciamo, con l'idea di guardare all'utilizzo opportuno delle risorse europee, che è un aspetto molto importante. Se noi guardiamo i programmi per la pesca, FEAMP, della programmazione che si dovrebbe essere sostanzialmente conclusa, tocchiamo con mano un ritardo importantissimo. E se guardiamo alla nuova programmazione, vediamo anche qui un ritardo altrettanto importante. Un settore che spesso, nonostante abbia delle risorse disponibili anche a livello europeo, viene visto un po' come una Cenerentola e c'è una grande disattenzione. Dobbiamo su questo cercare di lavorare con molta attenzione per mettere in campo delle politiche che possano innovare questo settore, rendere competitive le nostre aziende, lavorare e investire sulla certificazione dei nostri prodotti, sui contratti di filiera, sulla formazione, sulle infrastrutture, su tutto ciò che sostanzialmente può dare un contributo molto importante. Ecco lo spirito con il quale tutta la nostra delegazione, ma anche di Fratelli d'Italia, ma anche il gruppo dei conservatori, come dicevo, si approccia a questo incontro, ringraziando sentitamente coloro i quali parteciperanno, perché il loro punto di vista è fondamentale, perché il punto di vista di chi vive della quotidianità, la difficoltà, i problemi, e può dare una prospettiva importante a questo settore. Noi ci siamo, vogliamo difendere, come recita il titolo delle nostre iniziative, ciò che amiamo, lo vogliamo fare in modo serio, concreto e in raccordo totale con chi vive le difficoltà e i problemi di ogni giorno. Grazie ancora a Raffaele Stancanelli per aver voluto dare forma a questa iniziativa e penso che sia molto importante ascoltare soprattutto a partire dalla Raffaele anche tutti coloro i quali ci daranno le loro valutazioni, i loro contributi e quindi anche una dritta su come poterci impegnare ancora meglio, ancora di più, in modo più efficace a partire dai prossimi giorni.